Buongiorno ragazzi, oggi vedremo l'enunciato e l'applicazione del teorema di L'Opitalla. Siano fg due funzioni derivabili in un intorno i di x con 0 appartenente a r, eccetto al più x con 0. Devono essere verificate le seguenti ipotesi per queste due funzioni. Il limite di x che tende a x con 0, x con 0 meno, x con 0 più o entrambi della funzione f deve essere uguale al limite di x che tende a x con 0 della funzione g e devono essere entrambi quindi uguali a 0. Oppure, entrambi i limiti, per x che tende a x con 0, sia per f che per g, devono essere infiniti. Non per forza dello stesso segno, ma entrambi questi limiti devono dare come risultato infinito. Seconda ipotesi che deve essere verificata, la funzione g' di x deve essere diversa da 0 per ogni x appartenente a questo intervallo di x con 0 con al più x diverso da x con 0. Terza ipotesi, deve esistere il limite per x che tende a x con 0 del rapporto delle due derivate f' di x fratto g' di x. Ora, se queste tre ipotesi sono verificate, quindi se entrambe le funzioni f e g tendono a 0 per x che tende a x con 0 o entrambe le funzioni tendono a infinito se g di x è diversa da 0 in ogni punto dell'intorno escluso x con 0 ed è viste il limite per x che tende a x con 0 del rapporto delle derivate allora esiste anche il limite per x che tende a x con 0 del rapporto delle funzioni e precisamente il limite del rapporto delle funzioni quindi di f fratto g è uguale al limite per x che tende a x con 0 di f' di x fratto g' di x. Quindi ragazzi qual è l'importanza e la bellezza di questo teorema? Che per calcolare il primo limite, quindi f fratto g, io se viene una forma di indecisione 0 su 0 o infinito su infinito, posso evitare di fare questo limite che magari viene brutto e passare a risolvere il limite del rapporto delle derivate. Quindi, se il primo limite presenta una forma di indecisione 0 su 0, infinito su infinito, e sono soddisfatte le condizioni del teorema di De io risolvo quest'ultimo limite, ottenendo quindi il risultato cercato. Facciamo due osservazioni importanti. Prima osservazione: dopo aver applicato il teorema di Hopital, se f' fratto g' è ancora una funzione che soddisfa le ipotesi del teorema, si può reiterare l'applicazione del teorema e studiare quindi il limite f' fratto g'. Seconda osservazione: notiamo che si parla di rapporto delle derivate e non di derivata del rapporto, sono due formule diverse. Vediamo intanto un primo esempio. Consideriamo il limite per x che tende a 1 del rapporto x2-1 fratto logaritmo di x. Questo limite a numeratore viene 1-1, cioè 0, e denominatore logaritmo di 1 che fa ancora 0. Quindi posso applicare il teorema di Lagrange, metto un uguale con sopra un h, e riscrivo il limite sostituendo a numeratore invece che x quadro meno 1 con la derivata 2x e a denominatore al posto del logaritmo di x la sua derivata cioè 1 fratto x. Svolgendo i conti viene 2x quadro e quindi questo limite risulta essere 2. Vediamo ora invece un secondo limite che è il seguente. Limite per x che tende a infinito, a numeratore logaritmo naturale di alla x più 1, e a denominatore x. Questo limite presenta una forma di indecisione diversa. Intanto, come vedete, x non tende a x con 0 ma è infinito. Calcoliamo la forma di indecisione, viene il logaritmo di più infinito Fratto infinito e quindi mi viene una forma di indecisione infinito fratto infinito. Poiché vengono soddisfatte le ipotesi del teorema di D'Hôpital, posso utilizzare Opital e quindi scrivere un nuovo limite che ha numeratore la derivata del numeratore quindi 1 fratto e alla x più 1 per la derivata dell'argomento, cioè e alla x, tutto fratto la derivata di x quindi 1. Mettiamo a posto viene quindi il limite di e alla x fratto e alla x più 1. E per x che tende a infinito è ancora una forma di indecisione infinito su infinito. Ma poiché questa funzione presenta ancora una forma di indecisione e soddisfa ancora tutte le condizioni per poter usare il teorema di Hopital, perché x può tendere sia a x con 0 che a infinito, io, Reitero il procedimento, quindi il teorema, derivo sopra e alla x più 1 che mi dà e alla x, fratto la derivata di e alla x che mi fa e alla x e quindi alla fine il risultato di questo limite viene 1. Abbiamo visto due esempi. Dove x tende a x con 0 1, dove x tende a infinito l'altro, in cui soddisfatte le ipotesi del teorema si può applicare il teorema e abbiamo visto anche che si può applicare più di una volta. Ora vediamo un nuovo esempio dove invece il teorema non può essere applicato. Se io faccio il limite per x che tende a 1 più di x fratto x quadro meno 1, qui io non posso applicare il teorema perché la funzione non presenta una forma di indecisione né 0 su 0 né infinito su infinito. Quindi ragazzi, prima di applicare Opital dobbiamo sempre verificare qual è e se c'è una forma di indecisione. Infatti, calcolando il limite per questa funzione, io ottengo 1 sopra e 0 sotto. Quindi, in questo caso particolare, ho a denominatore 1 0 ⁇ e quindi il risultato del limite farà più infinito. Ma sono arrivata al risultato senza bisogno di usare Opital perché non è possibile applicare il teorema se non ci sono tutte e tre le ipotesi verificate. Nota, se avessimo comunque deciso di applicare il teorema di Hopital non saremmo arrivati al limite giusto, perché facendo il limite del rapporto delle derivate di quella funzione viene 1 al numeratore 2x al denominatore, quindi il risultato mi viene un mezzo, che è assolutamente diverso dal risultato giusto più infinito. Quindi, occhio a controllare che la funzione presenti la forma di indecisione per poter applicare il teorema di Hôpital. Vediamo un ultimo esempio di funzione dove non è possibile applicare il teorema di Hôpital. La funzione è x più sen x fratto x. Questa funzione presenta una forma di indecisione infinito su infinito, ma se provo a calcolare il limite con OPTAL ottengo a numeratore 1 più cos x, che è la derivata di x più sen x, e a denominatore 1. Ma il limite per x che tende a infinito di 1 più cos x non esiste, in quanto il coseno è una funzione che continua a oscillare tra meno 1 e 1, e quindi 1 più un valore che continua a cambiare non mi dà un valore finito e corretto del limite. Quindi, se non esiste il limite del rapporto delle derivate non è soddisfatta quindi la condizione 3 del teorema di Opital, io non posso dire niente del limite iniziale, da quello da cui sono partita. Quindi per risolverlo non posso applicare Opital e devo cercare altri stratagemmi. In questo caso potevo ricorrere a un altro metodo. Precisamente avendo a numeratore una somma e un unico denominatore, potevo spezzare il limite iniziale in x fratto x, più il limite di sen x fratto x e avrei trovato il risultato finale come la somma di x fratto x che fa 1, più sen x fratto x ma all'infinito questo fa 0, perché è un numero compreso tra meno 1 e 1 fratto infinito fa comunque 0. Il risultato quindi di questo limite avrebbe dato il risultato corretto e quindi 1. Vediamo ora un'applicazione del teorema di Opital, il confronto tra infiniti. Quindi se io devo risolvere un limite dato dalla frazione a numeratore metto un esponenziale a alla x e a denominatore invece metto un polinomio x alla b, io so che questo risultato viene sicuramente infinito per qualunque valore di a Ovviamente maggiore di 1 e qualunque valore di b maggiore di 0. Posso dire che questo limite fa infinito proprio perché ho applicato il teorema di Hopital. Quindi la piccola dimostrazione è la seguente: il limite per x che tende a più infinito di a alla x fratto x alla b è uguale al limite per x che tende a infinito di che cosa? Con qualche magheggio algebrico io posso scrivere a numeratore a elevato alla x fratto b a denominatore x e elevare tutta questa quantità alla b. In questo modo vedete che se svolgo questo prodotto tra gli esponenti riottengo il testo iniziale del nostro limite. A questo punto io posso portare all'interno della parentesi tonda il limite per x che tende a infinito e quindi svolgere il limite della funzione a alla x fratto b fratto x per continuità e posso applicare il teorema di Hopital a questa funzione che è all'interno. Quindi viene il limite per x che tende a infinito di che cosa? La derivata di quello sopra, quindi a elevato alla x fratto b, prima derivo l'esponenziale e poi derivo il suo esponente. Ottengo quindi a elevato alla x fratto b per il logaritmo di a per 1 fratto b che è la derivata di x fratto b. A denominatore ottengo 1. A questo punto il limite per x che tende a più infinito mi viene sistemando le cose 1 fratto b per il logaritmo in base a di a elevato alla x fratto b e questo limite viene più infinito ovviamente per la presenza di quell'unica x a esponente con x che tende a infinito quindi io posso quando mi ritrovo ad avere la frazione e un esponenziale con un polinomio dire direttamente che se ho l'esponenziale sopra fratto il polinomio sotto questo limite all'infinito darà infinito viceversa al contrario polinomio sopra ed esponenziale sotto posso già dire che questo limite tende a zero per un'applicazione del teorema di Hopital perfetto ragazzi ora potete divertirvi applicando questo teorema che risolverà davvero Diversi limiti che si presentano in una forma un po' pasticciata e quindi passaggio alle derivate semplificherà molto le cose. Nel frattempo, se avete dubbi, scrivetemi. Vi auguro una buona giornata, buona matematica e un abbraccio a tutti.